Buongiorno e benvenuti al settimo appuntamento di Rock and Save, il live delle Safety Rockstar. Per me è un giorno speciale, non ci vediamo da 2 settimane, mi sono preso una piccola pausa per il ponte. È un giorno speciale per 2 ragioni, fondamentalmente. Innanzitutto, finalmente abbiamo una Safety Rockstar donna, finalmente l'ho trovata, cioè, ne è pieno, anzi, alzate la mano, almeno io vi contatto per le prossime interviste. Ma non è una donna qualsiasi, quella che, con cui chiacchiereremo oggi, ma è una grande imprenditrice, una grande trainer e, oltre ad avere la mia massima stima, c'è una profonda amicizia che ormai da qualche anno ci accompagna e ci permette, insomma, di collaborare insieme. Oggi parleremo del cambiamento. Perché? Perché è quello che si prefigge Rock and Safe. Alla fine immaginate se nella vostra azienda, invece di fare quei noiosi corsi di formazione sulla sicurezza, cominciassimo ad avere un approccio tale per cui il partecipante partecipa attivamente, proprio come se fosse ad un concerto, ascoltando la musica, vivendo le emozioni della musica. Perché è questo che mi ha trascinato e mi ha spinto a creare questo format, trasferire la passione di un qualcosa che è comune un po' a tutti, a prescindere dallo stile musicale, ovvero l'amore per la musica, e portarlo sul mondo della sicurezza per fare in modo che questi temi, la nostra salute, la nostra sicurezza, siano giorno dopo giorno un qualcosa di accattivante e non noioso. Quando parliamo di cambiamento vuol dire passare da una situazione, da degli stati mentali, da dei pensieri, a degli altri. Ovviamente stati mentali e pensieri che portano poi a scelte e quindi delle azioni. Quello che, insomma, molti conoscono come zona di comfort. Beh, cambiare a volte è semplice perché nella posizione in cui ci troviamo in questo momento stiamo scomodi e quindi non vediamo l'ora di
essere un qualche cos'altro o fare un qualche cos'altro. A volte invece questa spinta verso il cambiamento non ce l'abbiamo. Perché? Perché ho lavorato sempre così e non mi sono mai fatto male. Piuttosto, rivolgendomi a te, imprenditore, vorresti dirmi che nella tua azienda non si è mai fatto male nessuno e che il tuo business, tutto sommato, va bene così com'è. Quindi la sicurezza è quel sassolino nella scarpa che rappresenta soltanto un costo. Beh, in questi casi si può dimostrare che in realtà fuori della zona di comfort esiste ben altro, e forse quell'altro è migliore del nostro status nel presente. Certo, un qualcosa che non può dare né un trainer né un formatore è il coraggio, perché la grande ruota del cambiamento richiede questo aspetto. Ma quello che possiamo darvi è sicuramente una consapevolezza di quanto sia importante per la nostra organizzazione e la salute e la sicurezza. E quando parlo di salute non parlo sicuramente dell'aspetto fisico, bene, ma anche di quello che è l'aspetto mentale, intendendo per tale quelle che sono tutte le reticolo di relazioni, di comportamenti che poi caratterizzano la nostra organizzazione. Certo, immagino che un collaboratore lavorare all'interno di un'organizzazione dove ci sono conflitti, dove ci sono incomprensioni, non è il massimo dei desideri, e quindi anche il suo impegno, le sue performance non sono le stesse. Quando parliamo di cambiamento e come metterlo in atto, e perché soprattutto metterlo in atto, quando tutto sommato le cose sembra che ci vadano bene, io ho ritrovato questo perché in quello che è il mio gruppo preferito quando parliamo di rock, che sono gli U2, che in Italia chiamiamo volgarmente U2, ma pensate quanto è bello in due semplici lettere l'espressione anche voi, no? Quindi questo simbolo di unione. Gli U2 nascono negli anni 70, voi pensate la prima formazione quando si sono uniti, erano dei liceali, avevano 16 anni, che strimpellavano musica sull'onda del rock. E sin da subito ebbero una fama molto di rilievo. Voi pensate che stiamo parlando del gruppo rock vivente e in attività che in più di ogni altro in assoluto ha collezionato brani che sono stati nelle top classifiche mondiali, ben 50 canzoni. Pensate quanti CD si vorrebbe creare con 50 canzoni, almeno 5, incredibile. Loro iniziarono, quindi quando parlo degli YouTube sto parlando di Paul Hewson in arte Bono, così come The Edge, Larry Mullen e Adam Clayton, quindi il classico quartetto rock, furono considerati a fine degli anni Ottanta la più grande rock band di quel decennio. Come il contributo video che partirà, insomma, vi riporterà in alcuni di quei momenti, a partire da Boy, che è stato il loro primissimo album, e come vedete adesso, insomma, erano proprio dei ragazzini, degli adolescenti, e così gli album successivi. Chi è che non conosce Will Follow, The Unforgettable Fire, Sunday Bloody Sunday, In the Name of Love? Cioè, stiamo parlando di colonne che i pochi amanti della musica riconosceranno come delle canzoni che hanno sentito tante tante volte, anche solamente alla radio. Sicuramente stiamo parlando di un gruppo che è sempre stato impegnato a livello sociale. Non si sono mai definiti in realtà come gruppo politico, ma impegnato a livello sociale sì, come è stata poi del resto la dimostrazione di Sunday Bloody Sunday, che parlava di quella tragica domenica, tutti lo sappiamo, in cui a causa dei conflitti della guerra civile in Irlanda persero la vita tantissime, troppe persone. Gli anni 80 degli U2 sono memorabili, io ho tutta la collezione degli album, sono un fan. Non avevo ancora a quei tempi l'età per poterli ascoltare,
ma sicuramente quando parliamo del rock degli anni Ottanta si fa sempre riferimento anche a loro. Loro che hanno creato uno stile musicale che era unico, gli dicevo che sono partiti dal punk, ma in realtà poi sono sfociati in tutt'altro stile. Ma il vero apice di U2 arrivò nel marzo del 1987. Dopo The Unforgettable Fire, che è un grandissimo album fatto con l'aiuto di un altro grande personaggio che è stato Brian Eno, con le sue influenze statunitensi di Van Morrison e Bob Dylan, venne fuori quel magico album che tutti conosciamo, The Joshua Tree. The Joshua Tree è un contenitore di canzoni di altissimo livello, cioè, stiamo parlando di Where the Streets Have No Name, With or Without You, I Still Haven't Found What I'm Looking For, cioè successi immemorabili, tutti in un album. Il loro The Joshua Tree Tour fu un successo anch'esso memorabile, cioè durò oltre 2 anni, centinaia di concerti, milioni di spettatori. E l'apoteosi per 4 ragazzi che, se ci pensiamo, erano cresciuti nei sobborghi di Dublino, si ritrovarono d'un tratto nelle copertine del Times. Non è una cosa che capita a chiunque, visto che c'erano andati soltanto personaggi del calibro dei Beatles piuttosto che degli U. Questo ovviamente li proiettò in un nuovo mondo, come dire, una nuova zona di comfort, quella che era data dalla fama a livello planetario. Gli U2 potevano fare veramente quello che volevano a quei tempi, erano la band più amata in modo indiscusso, però anche in quel caso nacque un problema. Infatti questa trasformazione li portò, lontano dalle loro radici, perché da gruppo che era caratterizzato dalla loro spontaneità e dal loro modo di essere diretti, erano diventate delle rock star, quindi erano nel pieno del show business. Ma non una rock star come loro avevano sempre sognato. Fu per questo che dopo questo logorante percorso, perché insomma fu un tour veramente logorante, che si concluse, anche questo lo conoscerete, qualcuno l'avrà visto anche al cinema, Rattle and Dam, quindi si concluse con un film documentario sulla loro vita negli Stati Uniti. Ricordo bene, l'ho visto in un video, non dal vivo, che loro salutarono il loro pubblico nel loro ultimo concerto con una bellissima frase di Bono, che riassume veramente quello che era il loro sentimento di quel momento. E ve la recito. Dobbiamo andare via perché gli U2 erano un sogno e noi vogliamo sognarlo di nuovo. Questo voleva dire che, in qualche modo, nonostante la notorietà, si erano persi. Parliamoci chiaramente, stiamo parlando di un gruppo musicale che avrebbe potuto continuare per il resto dei loro decenni a suonare With or Without You, piuttosto che Where the Streets Have No Name, e fare tonnellate di soldi e continuare a riempire gli stadi. Ma c'era un qualcosa dentro loro che non funzionava più. Ecco che decisero di volontariamente mettersi in esilio in un posto che non era qualsiasi, soprattutto a fine degli anni Ottanta. Stiamo parlando di Berlino. Berlino nell'88-89 stava vivendo quella che era la caduta del muro di Berlino, con il cambiamento sociale e questa grande energia della Berlino Est e della Berlino Ovest che si uniscono, che straripava da ogni poro delle pareti di quella città. E non fu un periodo felice per il gruppo. Perché? Perché quando usciamo dalla nostra zona di comfort viviamo sempre un momento di disagio. Perché? Perché usciamo da quelli che sono i nostri automatismi, dalle nostre abitudini. Ma loro era proprio quello che cercavano. E infatti chi tende al cambiamento sa benissimo che per un periodo vivrà un momento di una certa difficoltà, per alcuni sarà una lieve difficoltà, per altri maggiore. Fin quando un bel giorno, nel mistico studio degli Hansa Studios, dove avevano registrato Lou Reed,
David Bowie e il già citato nelle scorse puntate di Iggy Pop, venne fuori un accordo. Quell'accordo fu magia, quell'accordo musicale, che diede vita a una canzone che è entrata nelle classifiche delle canzoni più belle di tutti i tempi, che è One. Ma non fu solo una canzone a sconvolgere tutto. Loro diedero vita a un album che sconvolse letteralmente il loro modo di far musica. Quindi abbandonarono With or Without You per dare vita ad Actum Baby. Actum Baby è un album che apre con un suono di chitarra distorto che sembra come un graffio di una tigre. Un qualcosa che sconvolse il pubblico amante degli U2, perché erano abituati a un Bono Vox rockettaro con i capelli lunghi e si ritrovavano una persona ingelatinata con gli occhiali da moscone che impersonificava cosa? La caricatura di se stesso, la caricatura della rock star con tutti i suoi eccessi. E la musica stessa aveva cambiato radicalmente il suo sound, perché avevano cominciato ad anticipare i tempi con l'inserimento dell'elettronica nel rock. Per molti, Actum Baby è stato definito come la caduta del muro di Berlino del rock. Il rock da quel giorno non fu più mai la stessa cosa. C'è stato del coraggio dietro a tutto questo? Accidenti se ci fu. Voi, ve l'ho detto, potevano continuare a essere quello che erano, continuando la loro vita nell'agio, quantomeno. Ma con Actum Baby, gli U2 dimostrarono che mettersi in discussione e cambiare i propri schemi talvolta ti apre capitoli nella vita che nemmeno immaginavi. Da allora diedero vita a un qualcosa di ancora più grande, che fu il primo live show che si concentrava sui media. Potete vederlo anche nelle immagini, cioè, stiamo parlando di un palco di 70 metri, alto 25, con decine di maxi schermo, e con questi frasi e messaggi subliminali che abbagliavano le pupille degli spettatori e preannunciavano quella che poi conosciamo bene sarebbe stata ed è tutt'oggi l'era della comunicazione. Stiamo parlando di uno dei tour più seguiti nella storia ancora oggi, con ben 6 milioni di spettatori, con auto legate a delle catene che scendevano per fare le illuminazioni, Bono che vedete trasfigurato da quello che era con giubbotti di pelle, pantaloni in vinile. E il messaggio che lui voleva mandare era quello di non farsi friggere il cervello dalla TV e dall'informazione, ma la raccomandazione, l'invito era quello di usare la nostra testa. Una raccomandazione più che mai attuale se ci pensiamo nei giorni nostri, e pensate che stiamo parlando di ben 30 anni fa, e quello che parlava... Loro erano dei ragazzi che a malapena avevano 30 anni. Ora, quello che mi chiedo e mi domando io, se persone del genere sono riuscite ad uscire dalla zona di comfort, nonostante fosse una zona di comfort d'oro, e hanno trovato un loro nuovo scopo, perché nelle nostre aziende non proviamo a mettere in discussione determinati comportamenti, determinate scelte? Scegliere magari di investire sulla crescita delle nostre persone, sull'educarli a avere relazioni migliori. Ne va, io parlo spesso di un business etico, perché il business fa parte del DNA dell'imprenditore. Al tempo stesso lo possiamo fare coltivando buone relazioni e garantendo una qualità della vita dei nostri collaboratori via via sempre migliore. Io questo l'ho imparato attraverso i miei percorsi formativi e sicuramente grazie all'incontro della persona con cui parleremo oggi. Lei oggi è direttrice dei 4, questa è una novità, Centri Fly della Toscana, quindi le scuole della Leadership School di Roberto Re. È una imprenditrice che gestisce poi ce lo dirà esattamente, però non meno di 40 collaboratori, trainer d'eccezione perché viene chiamata dalle più grandi aziende d'Italia, e chi meglio di lei ci può parlare di cambiamento? Stiamo parlando di Gabriella Rania.
Buon pomeriggio. Buongiorno Gabriella. Buon pomeriggio, ciao Stefano, Ciao. grazie dell'invito e della bellissima presentazione. E poi quale argomento migliore del cambiamento, no? Che è un tema che tu sai non solo essermi molto caro, ma essere molto caro forse in questo momento storico in assoluto a chiunque, a maggior ragione a chi ha un'attività, a chi fa l'imprenditore. Esatto, perché dall'oggi al domani ci siamo trovati tutti in una nuova dimensione e adattarsi, trovare la spinta giusta non è così banale. Immediato. Allora, diciamo che questo momento storico ci ha un po' dato una bella scrollata perché questa pandemia ci ha costretti a un cambiamento repentino, rapido e improvviso e imprevisto. Però i cambiamenti non sono solo così tanto forti e così tanto traumatici, a volte sono graduali, lenti, e tu non ti accorgi del cambiamento se non quando il range rispetto a dove eri e dove sei adesso è cambiato di tanto. Però a volte il cambiamento non è appunto così forte e a volte il rischio più grande è di non accorgerti che il mondo intorno a te sta cambiando e che magari tu non hai fatto niente per adattarti a quel cambiamento. Oppure come dicevi tu, no? A volte le persone cambiano con velocità perché quella cosa all'orizzonte è bella. Però il sussulto di cui parlavi in realtà c'è sempre, c'è anche quando il cambiamento è positivo, perché l'attimo esatto in cui tu immagina domani devo fare un cambiamento lavorativo e quindi per esempio magari sposto la mia attività in una struttura nuova, più bella, più grande che ho costruito con fatica e con sacrificio. Finalmente è arrivato il giorno del cambiamento che tanto ho desiderato. Ecco, in realtà l'istante in cui prendiamo la nostra roba per lasciare il nostro vecchio capannone, la vecchia azienda, il vecchio ufficio e ci spostiamo da un'altra parte, c'è un sentimento che non è sempre positivo, perché anche se il cambiamento è in positivo, l'idea stessa di cambiare crea una certa resistenza. Cioè l'essere umano fa naturale resistenza al cambiamento, anche quando è positivo. Figuriamoci quando il cambiamento ci spaventa, quando non è previsto, quando non sai bene cosa fare, non sai cosa aspettarti, tanta gente ancora non sa quando riprenderà, come riprenderà. Quindi in assoluto il cambiamento spaventa. E tra l'altro stiamo parlando di un tema che non solo appunto è fra i tuoi cavalli di battaglia perché lo insegni, ma te ne sei stato artefice perché insomma chi conosce Gabriella sa che in un lontano era un architetto e fra l'altro un architetto anche insomma che cominciava a fare i suoi buoni passi, quindi non è che stavi male. Era Un partito, no, era certo punto. partita bene. Io facevo l'architetto ed ero convintissima di continuare a fare l'architetto per poi essere inciampata, dico sempre così, nel mondo della formazione con grande scetticismo. Cioè, io ero una di quelle che non aveva bisogno di niente, di nessuno, sapevo tutto io e soprattutto nessuno doveva insegnarmi a stare al mondo. Poi invece ho toccato con mano questa realtà, incuriosita dai risultati di persone che conoscevo e che avevano approcciato la loro vita, insomma, in questo mondo, e devo dire che i risultati sono stati così belli, così soddisfacenti da farmi completamente cambiare attività professionale. Quindi ormai da 14 anni io mi occupo di crescita personale e professionale con imprenditori e professionisti principalmente. Con due centri che adesso sono diventati quattro, quindi ecco un nuovo cambiamento. Apriremo nel mese di settembre, in realtà siamo già operativi online, ma fisicamente apriremo da settembre il centro di Arezzo e di Grosseto. Per ora invece eravamo presenti a Firenze e in Versilia con circa 300 persone a settimana. Tu lo sai meglio di me perché insomma sei stata parte di questo percorso, che di fatto vogliono imparare a ottenere più risultati in quello che fanno. Quindi oggi per esempio finisco con te, ho un webinar con 200 professionisti proprio sul come gestire i clienti e gestire se stessi all'interno di questo momento che è fatto di cambiamento per forza. Perché poi quello che poi in qualche modo poi ho messo in pratica, nel senso le competenze ci devono essere naturalmente del tuo settore, però se poi non sai comunicare, non sai gestirti, no, a livello emotivo, poi puoi essere anche un'enciclopedia di quella materia, però può essere anche che poi nel confrontarti con il mondo, e poi il mondo può essere il cliente piuttosto che il collega, tutto non risulti poi così facile. In assoluto, tu puoi avere tante competenze ed essere molto bravo nel tuo lavoro, inevitabilmente ci sarà qualche aspetto in cui se migliori le tue performance puoi solo che rendere di più. Però
Però per quello che dicevi tu, il tema proprio di oggi che è il cambiamento, quando il mondo cambia in piccolo o in grande, in qualche modo crea un sussulto che mette a dura prova la nostra autostima, cioè sarò in grado di gestire questa situazione, sarò all'altezza. Quindi che ne siamo più o meno consapevoli, questo meccanismo è pressoché impossibile da evitare. Quindi la capacità di gestire se stessi all'interno di quello che succede fa la differenza. Guarda, ti faccio un esempio perché in questi mesi io ho parlato con tante persone, amici, imprenditori, clienti, e devo dire che c'è una differenza abissale tra chi, preso dalla paura di quello che stava accadendo e magari senza sapere bene cosa fare e come, ha aspettato. E magari se sei un imprenditore, ai primi mesi della pandemia, il primo mese o il secondo, hai aspettato di capire cosa succedesse, magari nella speranza che finisse presto, l'errore più grande è di aver perso del tempo. Quindi comprensibile avere paura, però la conseguenza è che poi nell'attesa il tempo vola via. E invece devo dire la soddisfazione più grande è non solo averlo fatto io e la mia azienda in primis, ma soprattutto le persone che seguo, quindi i miei clienti, aver applicato la capacità di gestire se stessi in un momento di paura come questo forte cambiamento e di essersi subito attivati a trovare una soluzione. Ecco, anche questo format che tu stai gestendo è un po' un esempio, no? Sì, cioè tu sei stato a guardare, tu fai corsi di formazione live, li facevi sempre dal vivo, ecco, non sei stato a aspettare che riaprisse tutto, ma ti sei subito attivato per trovare strategie e magari tirar fuori un format nuovo, vincente, che probabilmente rimarrà anche dopo, quando tutto tornerà alla normalità. Quindi un esempio di rimanere calmi, rimanere centrati, saper attivare alcuni meccanismi tipici dell'imprenditore, volti a trovare le soluzioni, ma la gestione emozionale, la gestione di se stessi, gioca un ruolo determinante nella fase del cambiamento. Esatto, esatto. Te, questa è una curiosità che, cioè, io so il motivo, ma penso sia un contributo per chi ci ascolta. Te appunto sei un'imprenditrice, ora io ho detto una quarantina, penso di sono tra i 40 e i 50, dovrei aggiornare il conteggio, ma più o meno siamo lì. Quindi, sappiamo, no? Più persone abbiamo da gestire e a volte noi pensiamo agli obiettivi, ai risultati, senza tener conto che magari se una persona non è al top, piuttosto ci sono, come dire, degli attriti all'interno di un team, poi pensare che queste persone raggiungano delle performance, quantomeno le migliori che possono raggiungere, non è così semplice. Quanto è utile occuparsi e preoccuparsi del quello che io chiamo clima aziendale, comunque appunto quella ragnatela di relazioni e comportamenti all'interno di un'azienda? Guarda, io sarò forte nella risposta, forse per qualcuno, però penso di poter dire con numeri alla mano che la maggior parte delle aziende che vive situazioni di difficoltà le vive per motivi legati non al prodotto, non al servizio, non all'attività di per sé, ma alle relazioni e alla gestione interna ed esterna, quindi la gestione verso il cliente, la gestione tra le persone e i membri all'interno di un'azienda, che possono essere soci o che possono essere collaboratori. Quindi è determinante. E guarda, faccio un esempio che uso spesso, molto semplice, e mi perdonino le persone che ci seguono da casa se faccio un paragone con un macchinario, l'essere umano come se fosse una macchina. Ecco, se tu hai una macchina e tu sei, intanto per far funzionare una macchina devi essere un ingegnere o un perito, cioè devi conoscere come funziona quella macchina, altrimenti non puoi farla funzionare. Poi le macchine non sono tutte uguali, quindi se tu hai imparato che quella macchina si accende e si attiva con quel pulsante, non tutte le macchine si attivano con quel pulsante, quindi devi anche conoscere che ci sono varie tipologie di macchine, ok? La stessa macchina, se il contesto non è agevole per quel macchinario, potrebbe non funzionare più, perché se c'è troppa umidità, se è troppo esposta al sole, se è troppo esposta alle intemperie, quel macchinario è influenzato dall'ambiente. Ecco, se prendiamo questo paragone e lo prendiamo con gli esseri umani, è uguale, perché se io non sono un bravo esperto nelle dinamiche comportamentali, difficilmente potrò attivare le persone a fare o non fare. E se non conosco qual è il pulsante che muove quella persona ad agire o non agire, il rischio di pigiare lo stesso pulsante che funzionava con quello, che funzionava con quell'altro, ma non funziona con quest'altra persona. E spesso quello che facciamo è dire
io sono ok, perché io ho fatto funzionare Tizio e Caio, quindi io vado bene. E peraltro io funziono bene. Se Tizio non riesco a farlo funzionare, lui il problema. La verità è che semplicemente funziona in modo diverso, il tasto da premere probabilmente è un altro. E allo stesso tempo l'ambiente condiziona tantissimo, influenza tantissimo le persone. Quindi quanto più io riesco a creare l'ambiente confortevole, quanto più io riesco a capire qual è il pulsante che attiva le persone a fare o non fare, e quanto più io ho conoscenza e consapevolezza di come funzioniamo in primis noi stessi e poi di conseguenza gli altri e le loro relazioni, quanto più il lavoro è facile. Altrimenti è una fatica immane per ottenere risultati di basso livello e avere una grandissima frustrazione. E queste purtroppo sono dinamiche talmente comuni per cui diventa normale che sia così. E quando parli di lavoro facile, poi si riflette sulla persona che collabora con te in uno star bene, essere contento di lavorare con l'organizzazione e sentirsi protetto perché c'è un sincero interesse da parte di una direzione nei confronti di quella persona, e tendenzialmente quella persona poi di riflesso sarà in salute e soprattutto darà il meglio di sé. Quindi, come dico sempre, è una strategia imprenditoriale che è destinata a essere win-win, perché fa del bene all'organizzazione, fa bene al collaboratore e insomma sicuramente ne fruirà positivamente anche il business di quell'azienda. Guarda, aggiungo una cosa, Stefano. In assoluto quello che dici è vero ed è abbastanza, tra virgolette, banale pensare che se io sto bene renderò di più e starò al mio meglio e questa roba sarà positiva per tutti, vincere, vincere. C'è qualcuno però che pensa, e forse anche a giusta ragione, che se le persone non hanno la giusta pressione e non c'è un clima a volte un po' più autoritario, le persone non danno il massimo perché si rilassano, ok? Ora, la cosa importante da capire è che in quel contesto il problema non è quanto la persona è rilassata o quanto la persona sta bene, ma quanto io sono in grado di motivare e guidare quella persona ad agire. Quindi a volte le persone si liberano del problema sbagliato. Il problema non è che sono rilassate, quello andrebbe anche bene, e che insieme allo star bene dovrebbero essere motivate e guidate a dare il massimo. Giusto, giusto, concordo. Con te è sempre un piacere parlare, perché poi vengono fuori le chiacchierate, insomma, che siamo al ristorante o in sala, parliamo di argomenti importantissimi con una semplicità che poi è la cosa bella, che secondo me è la mission della formazione in generale, è trasformare, parafrasare anche concetti difficili, perché dietro questo ci sono poi studi e teorie che insomma fanno parte di una tecnica che è quella della comunicazione, dei comportamenti, che a volte sono ostici, ci sono dei libri abbastanza ostici da leggere, ma l'arte poi di chi vuol far da guida, quindi mettere in pratica la propria leadership, è quello anche di rendere semplici i concetti difficili. Ma sai, io dico sempre che intanto alcune cose sono veramente semplici, però bisogna conoscerle e allenarle e farle diventare nostre. Tutto è difficile quando non lo conosciamo. E poi dico anche che tra il diventare il grande esperto di comunicazione, di negoziazione, di gestione imprenditoriale, di strategia, bla bla bla, e il non saper nulla, perché a volte ci sono persone che sono molto brave, molto competenti nel loro lavoro, dei professionisti e degli imprenditori di qualità, però deficitano di questi aspetti. Allora, c'è un range abbastanza ampio, per cui non c'è bisogno di diventare un esperto di fama mondiale, ma la fortuna che abbiamo in Italia, paradossalmente, è che poiché ci sono talmente tante ignoranze sul tema, che basta veramente poco per fare la differenza. Se io parlo di gestione emozionale, nella maggior parte dei casi la gente risponde cose tipo: ah, ma le emozioni vanno vissute, non vanno gestite. E tu devi proprio partire dall'ABC e spiegargli che è ovvio che vanno vissute, ma essere vittima delle emozioni perché il mondo fa sì che capitino delle cose, o saper gestire se stessi all'interno di quello che inevitabilmente a volte ci capita, fa una differenza abissale. Ecco che saper conoscere un po' di cose, quel po' che basta per essere centrati e saper guidare se stessi e gli altri, fa una differenza enorme in un mondo in cui la maggior parte delle persone non sa nulla al riguardo. Concordo, perché insomma
a suo tempo. Sai qualcosa, tu l'hai sperimentato. Sperimentato e messo in pratica, perché poi una cosa che hai detto e concordo pienamente, non basta studiare, ma devi mettere in pratica, quindi allenarti, no? L'allenamento è fondamentale. Tra l'altro tutto ciò che dice Gabriella lo trovate anche in un bellissimo libro che sta ottenendo, no, ha ottenuto, perché continua a vendere tantissimo, che è Il Vero Successo, che io penso di essere stato non fra i primi, però insomma mi ricordo ero in vacanza, non potevo comprarlo, ho comprato l'hai letto anche prima, è vero, l'hai letto anche prima, che peraltro al di là del titolo Il Vero Successo, il sottotitolo è la parte più importante, perché sono strategie pratiche per avere equilibrio tra vita personale e vita professionale. Quindi belli risultati professionali, ma se non so gestirmi da un punto di vista personale e viceversa, allora non si raggiunge quello che io ho definito il vero successo, quindi avere un buon equilibrio. Esatto, perché è una anche delle strategie di organizzazione della salute in azienda, oggi sempre prendiamo sempre più questa tendenza di garantire quella giusta flessibilità e quella compatibility fra vita privata e vita lavorativa, uno su tutti lo smart working, che permette alla persona di appunto raggiungere il meglio che può nelle varie sfere, perché poi magari sei iperperformante sul lavoro, ma si sta sbriciolando i tuoi aspetti privati, e quindi, come insegni te nel tuo libro, i risultati a lungo termine poi non possono essere positivi. Bene, Gabriella, io sai che sarei non so quanto ancora a chiacchierare con te. Tu lo sai, io a stare ore a chiacchierare sono brava, però ti ringrazio davvero di avermi chiesto di essere ospite, e peraltro sono onorata di essere la prima donna, ho capito dalla tua introduzione. Esatto, esatto, non perché manchino quelle che io chiamo safety rockstar. Però la prima di una lunga serie, vero? Esatto, esatto, io su questo... Il mio staff è composto da una maggioranza femminile, quindi ben venga. E però quindi, questa cosa poi me la devi spiegare. Ah, non lo so, questo non faccio io le selezioni. vogliamo dare... A me i consigli non piace parlare di consigli, però se vogliamo lasciare chi ci sta seguendo... in riferimento al cambiamento vogliamo lasciargli un messaggio, ne abbiamo già lasciati tantissimi, ma per chiudere la puntata... Io c'è una cosa che dico volentieri e la dico per esperienza, perché spesso il tema maggiormente comune alle persone che sono in procinto di prendere una decisione legata a un cambiamento. È possibile, anzi è molto probabile, che se sei in procinto di fare un cambiamento, qualunque esso sia, probabilmente ci sarà una parte di te che farà resistenza, perché, come ti spiegavo prima, in modo seppur rapido e veloce, una parte di noi farà naturale resistenza al cambiamento. Però mettiamo che tu sei deciso, convinto, e quindi attui questo cambiamento. Ecco, è probabile, possibile, che il mondo intorno a te attivi una resistenza ancora più forte, soprattutto le persone che ti amano. Magari cominceranno a dirti che chi te lo fa fare, ma sei proprio sicuro, e se andasse così, e se succedesse quell'altro, e cercheranno probabilmente di dissuaderti dall'attuare quel cambiamento. E se tu non sei solido e magari già di tuo avevi qualche perplessità, è il rischio che tu possa cedere, magari un progetto bello, importante, interessante, per paura di. Ecco, allora il consiglio che ti do è: ricordati che non si può cambiare senza paura, che quella paura è lì per difenderti, usala nel giusto modo, perché è giusto avere paura, perché ti consentirà di valutare bene le situazioni, ma allo stesso tempo affronta le tue paure, magari con la preparazione, studiando, imparando, domandando a chi quella cosa magari l'ha già fatta, e soprattutto ama e accetta le persone che cercheranno di dissuaderti, perché loro è soltanto un tentativo di protezione. Però se tu sei convinto e hai fatto bene le tue analisi, vai per la tua strada, e quelle stesse persone che all'inizio hanno cercato di frenarti faranno il tifo per te, se sono veramente mosse dall'amore che hanno di sostenerti. Ma è normalissimo che le persone intorno, se ti vogliono bene, tendano a proteggerti. Quindi è soltanto un atto d'amore legato purtroppo però a un po' di paura. Però non legare alle tue di paure anche quelle degli altri, altrimenti quello a cui andrei incontro è sicuramente una paralisi professionale, ed è un peccato. Non ci potrebbe essere chiusura migliore. Bene, Gabriella, noi ci vedremo presto offline, quindi ti saluto e ti auguro... Grazie, sono molto grazie mille. Sicuramente le 200 persone che ti seguiranno oggi trarranno di sicuro i loro benefici. Ci vediamo presto.
Ciao Gabriella. Io vi saluto, sapevo che sarebbe stata una splendida puntata perché Gabriella Rania è una delle top in questo settore e quindi dobbiamo metterci in testa che appunto oltre il nostro recinto c'è un qualche cos'altro e come ha detto lo stesso Gabriella, con magari ci può essere della paura, è normale che ci serve anche a dosare bene, ma non ci deve bloccare. Per superare questa soglia di paura ci vuole quella fetta di coraggio che vi dicevo prima. Bene, io vi ringrazio per averci seguito, per avermi seguito, se mi volete seguire anche con gli articoli che scrivo potete cercare il mio nome, Stefano Pancari, su LinkedIn, vi darò volentieri il mio contatto e entreremo in connessione insieme. Voglio chiudere questa puntata straordinaria con il mio gruppo preferito, con una splendida amica e splendida imprenditrice, con un altrettanto contributo di spessore. Sapete che vi saluto sempre con un brano musicale. Oggi ho scelto un altro gruppo che ha fatto storia negli anni Ottanta, che dopo gli U2 è uno dei gruppi che ho visto più volte dal vivo, con il loro brano Lullaby, che comunque se andate a leggere il testo con la zona di comfort ha a che fare, vi saluto con Robert Smith e The Cure. Rock and Safe.